Se capitaste a casa mia, più esattamente nella mia camera, e vi capitasse per caso di trovare il vocabolario che è capitato a me per le mani, a pagina 155 trovereste il significato della parola autismo. So che molti di voi ignorano cosa significhi esattamente questa parola e che alla domanda "Che cos'è l'autismo?" rispondano dicendo che è un ritardo. In realtà lo possiamo definire come la perdita del contatto con la realtà in cui viviamo e la costruzione di un'altra. Abbiamo quindi una difficoltà nel socializzare con le persone che ci circondano e abbiamo degli interessi ristretti, come per esempio i dinosauri, le macchine con le ruote, oppure ancora, come nel mio caso, la lettura. Il mio principale interesse, come vi dicevo, è la lettura. E nonostante si tenda a perdere la percezione della realtà circostante, leggere mi ha aiutato. Questa è la mia storia. Quindi, signora Luisa, mi stava dicendo? Stavo dicendo che purtroppo a mio figlio è stato diagnosticato questo problema. Quindi disturbo dell'autismo? Sì, volevo sapere cosa posso fare per aiutare mio figlio. Non lo so, mi dica lei, sono veramente molto disperata. Quando è che gli è stata fatta questa diagnosi? Qualche giorno fa. Quindi Filippo quanti anni ha? Filippo ha 5 anni. Ok, ascolti, lei queste problematiche che le ha riscontrato la neuropsichiatra le aveva già notate precedentemente? O avete avuto qualche segnalazione dalla scuola? Beh sì, qualcosina sì. Sì. Ed ecco che poi da lì è partito tutto. Ho capito. Quindi l'aspetto della scuola com'è? Le maestre si sono rese conto che Filippo si isola spesso e volentieri, che non ascolta quello che le viene indicato dalle maestre. Le danno molto fastidio il chiasso e tutte queste cose, per cui va in escandescenza molto spesso e volentieri. Per cui le maestre mi hanno richiamata dicendomi che per loro c'era qualcosa che non andava. E questo aspetto lo riscontrate anche in famiglia? Sì, quando ci riuniamo tutti insieme, sì. Con gli altri cugini, con comunque i familiari in generale, sì. Filippo ha cugini della sua età, più o Più o meno. meno sì. Quindi appunto le stavo chiedendo, lei oggi è sola qui per sua scelta, nel senso che magari ci sono impegni lavorativi di suo marito? No, sono qua per mia scelta. Mio marito non sa niente. Ah, ok. Ma voi siete separati? No, no, siamo assieme, sì, siamo sposati. Però mio marito ancora non accetta, sembra che sottovaluti il problema. Io quindi le voglio informare che per prendere in incarico un bimbo, perché comunque stiamo parlando di un minore, ci vuole l'autorizzazione da parte di entrambi i genitori, cioè nel senso che comunque se si decide di effettuare un percorso qua, io le dovrò chiedere comunque di venire entrambi, o comunque ci sia un'autorizzazione da parte di entrambi i genitori, anche di suo marito. Poi aiuteremo suo marito nel percorso, nell'accettazione, perché sicuramente è una situazione comunque difficile, una situazione che comunque voi verrete aiutati attraverso un parent training, attraverso comunque un supporto familiare. Ok, tenterò di parlare con lui e vedremo che cosa risolveremo. Va bene, adesso vedrò cosa posso fare. La Va ringrazio, bene, dottoressa. di niente, Arrivederci, quindi rimaniamo che speriamo. ci Sì, sentiamo. grazie, dottoressa. Arrivederci. Arrivederci. Oh, ciao. Ciao. Senti, ti devo parlare riguardo a Filippo. Sto rientrando praticamente dall'ortopedista e prima ancora ero dal medico e avevo ragione, la diagnosi è quella Ma non giusta. Guarda, cominciare con queste storie adesso, per che per il bene favore. di nostro figlio la diagnosi è di autismo.
Ma lascia perdere, l'autismo ce l'hai tu, ce l'hai. Mi devi ascoltare. Ti sto dicendo che per il bene di nostro figlio mi devi firmare questo foglio, altrimenti la logopedista non può iniziare la terapia. Ma smettila con queste storie, io non ti firmo niente. Tu non capisci niente. No, se basta, basta, non ti voglio perché più. Perché ti ostini? Ti basta. Prego. È finita. No. A noi è finita. No, basta. Ti prego. Non ti voglio più. Per favore. Basta. È per finita. Il bene di ciao. Tuo figlio. Non ti voglio più. Né a te né a lui. Oh, lo se noi le tingiam, ma quanto hai messo fian? Perché sappiam che al più doman le rose moriran. Oh. Eppure non si fiam, lo se le verniciam. Oh, 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 lo se noi le tingiam, le rose noi pitturiam. Ma signor Tre, vorrei saper se un buon motivo c'è. Il fatto è, signorina, che abbiamo piantato per sbaglio rose bianche. E se la regina che le vuole rosse me, se lo saprà, e tutti e tre la testa taglierà. Oddio! Per questo rosa... Ciao Filippo. Allora, guarda. Facciamo passare queste palline da una parte all'altra. Provaci tu un attimo. Una alla volta, eh? Ok. Adesso fai passare queste, sempre una alla volta, da una parte all'altra. Ok, Filippo, fai così. Ok. Quanti anni hai? Quanti anni hai? 5. Bene. Ok. Ti piace guardare le immagini? Allora, Filippo, guarda, eh. Adesso io ti faccio vedere delle immagini e tu mi dici che cosa vedi, ok? Va bene? Va bene? Sì. Che cos'è? Una scivola con una bambina. E che cosa fa secondo te? Cosa vuole fare? Questa cosa fa? E se per caso ci state pensando, sappiate che non mi fa entrare in crisi più di tanto. Il non giocare con gli altri bambini, intendo. Alcune volte gioco pure e mi trovo bene, ma non li comprendo pienamente. Corrono e fanno cose che a me appaiono senza senso.
Gli altri genitori stanno in pena quando mi vedono isolato in disparte, quindi possiamo dire che loro non comprendono pienamente me, proprio come io non comprendo pienamente i loro figli. A me dispiace forse non riuscire a comunicare come gli altri bambini comunicano tra loro, ma che me ne dispiace non sta a significare che io pianga la notte pensando a loro. Filippo, la biblioteca sta per chiudere. Sei stato qua tutto il pomeriggio. Si legge molto bene, vero? Se vuoi, puoi prenderlo in prestito. Lo vuoi prendere? Sto nel mio mondo, con me stesso, anche per ore, e quando mi vedete borbottare tra me e me, o correre mentre parlo, e mentre con le mani taglio l'aria, non preoccupatevi e non state in pena per me. Allora, buongiorno. Allora, a pagina 114 oggi leggeremo una parte sulla cultura francese. Avete fatto già il vocabolario per ciò che riguarda il cibo e quindi adesso leggeremo questo brano. Allora, chi vuole leggere? Come al solito, nessuno, va bene. Filippo, inizia tu. La gastronomie française. La cuisine. La cuisine française. Scusate. Allora, io vorrei sapere cosa c'è da ridere. Cosa c'è da ridere? Non sarà Filippo che vi ha fatto ridere, perché voi cosa siete? Molto più bravi francese. Allora, chi è così tanto bravo di voi qui? Mi sembra nessuno. Buongiorno. Buona conoscenza.
fallo, Giovanni. Il tuo? Tornato? Ok. Bene, adesso siamo tra i posti diversi. Questo è il regno della Regina Nera. Questo è il regno della principessa Fata. Questo è il regno di Biancaneve. Perché mi ricordi che sei Biancaneve? Sì. E come Biancaneve? Bellissimo. Ok? E voi siete tre cavalieri. Tu sei il re, non sei il principe, sei il re Artù. Ok? Lui è Lancillotto, che è il tuo braccio destro, fedele, e tu sei il suo braccio sinistro. Ok? Adesso vi muovete nello spazio con il cavallo. Ok? Ho già trovato i miei fogli. Lo lascio. Allora, iniziate a muovere. State passeggiando a cavallo. Vai, via. Ok, stop. Ok, fiero, eh? Sempre in alto, non guardate mai per terra. Via. Pronto? Poggiate i fogli, via. Pronti? Via. Assieme, assieme. Dovete muovervi assieme, come che ci sia un filo che vi sta legando. Perché soltanto negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo aumento di persone che arrivano come migranti. Il problema dei migranti è un problema molto importante in questo periodo in Italia, molto seguito anche dai media. Prova Filippo a leggere qualcosa su questa parte. Gli immigrati in Italia. Negli ultimi anni l'Italia è diventata invece meta di immigrazione. Gli stranieri sono così passati dai 3.765.000 censiti nel 2013. Censiti nel 2013, che cosa vuol dire? Lo sai Filippo, censiti? Censiti. Forza ragazzi, censimento. Che cosa vuol dire censimento? Non è un cambiamento, censire. Che conoscere? Conoscere un nuovo, sono ci sono. Che esatto, che vivono in Italia. Filippo, dai, dobbiamo iniziare. Ancora così o queste scarpe? Filippo, pure la maglietta rovescia ti hai messo. Dai, che dobbiamo iniziare. Dai. Su, mettiti questa maglietta. Dai, che siamo in ritardo. Vai a giocare, su, veloce. Thank you.
non si farà a prendere così facilmente il coniglio. Alice, sei tu? Aspetta! Eccomi, sembra abbia funzionato. Ma... Che c'è? Pensavo avessi bisogno di me. Vuoi che torni da dove sono venuta? No, ti prego, resta. Tranquillo, resto. Però basta giocare a nascondino per oggi. Ok. Alice cominciava a non poterne più di starsene seduta accanto alla sorella, sulla riva del fiume, senza far niente. Un paio di volte aveva dato un'occhiata al libro che la sorella stava leggendo, ma non c'erano figure né storielle. E a che serve un libro, pensò Alice, se non ha figure né storielle? Cominciò allora a considerare tra sé se valesse la pena alzarsi e raccogliere un po' di margherite, tanto per il piacere di intrecciare una coroncina, quando ecco che improvvisamente le passò accanto di corsa un coniglio bianco con gli occhi rosa. La cosa in sé non aveva nulla di veramente speciale, e Alice non pensò neppure che fosse poi tanto strano sentire il coniglio che diceva tra sé «Santo cielo, arriverò in ritardo!». Tuttavia, quando il coniglio tirò fuori un orologio dal taschino del panciotto, lo guardò e poi riprese a correre. Alice saltò in piedi, perché d'un tratto le era venuto in mente di non aver mai visto prima un coniglio con il panciotto, e neppure con l'orologio. Incuriosita lo rincorse per il prato e fece appena in tempo a vedere che si infilava in una grossa tana sotto la siepe.
Filippo, ti devo dare una cosa, ma mi devi promettere che la utilizzerai solamente in caso di bisogno. Che cosa? Wow! È la boccetta che c'era nel giardino della scuola. E nel paese delle meraviglie. Sì. Che cos'è? Tu promettimi solo che non utilizzerai a meno che non ne abbia bisogno. D'accordo. Grazie. Di niente. L'erba alta fruscia ai suoi piedi, al passaggio del coniglio bianco. Il topo impaurito si tuffò nello stagno vicino, per fuggir via, e sentì il tintinnio delle tazze, mentre la lepre Marzolina e i suoi amici prendevano il loro interminabile tè, e la voce stridula della regina che ordinava l'esecuzione ai suoi sventurati ospiti. Ancora una volta il bimbo porcellino starnutì sulle ginocchia della duchessa, mentre tutto intorno volavano piatti e vasellame. E l'urlo del grifone, lo stridere del gessetto della lucertola, il rantolo dei porcellini d'India soffocati riempirono l'aria e si confusero in lontananza con i singhiozzi dell'infelice finta tartaruga. Rimase seduta, ad occhi chiusi, e per un attimo le parve di essere nel paese delle meraviglie, anche se sapeva che non avrebbe dovuto far altro che riaprire i suoi occhi, e tutto sarebbe tornato alla solita banale realtà. L'erba avrebbe frusciato solo per il vento, lo stagno si sarebbe increspato solo per rondeggiare delle canne, il tintinnio delle tazze si sarebbe trasformato nello scampanellio delle pecore e le grida acute della regina nella voce del pastorello. E gli starnuti del bimbo, l'urlo del grifone e tutti gli altri strani rumori si sarebbero trasformati nel confuso clamore dell'aria affaccendata, mentre il muggito delle mucche in lontananza avrebbe sostituito i singhiozzi accorati della finta tartaruga. Infine, cercò di immaginare come la sua sorellina, con il passare degli anni, sarebbe diventata donna e come avrebbe conservato anche nella maturità l'animo semplice e tenero dell'infanzia e come avrebbe riunito attorno a sé altri bimbi e avrebbe fatto brillare i loro occhi di desiderio, ascoltando il racconto di strane storie e forse addirittura il sogno, ormai lontano nel tempo, del paese delle meraviglie e come avrebbe condiviso i loro piccoli dolori e avrebbe goduto delle loro semplici gioie, raccontando la sua infanzia e i giorni felici dell'estate. Fine. Ma come fine? Perché pensavi durasse per sempre? Sapevo che sarebbe finita come ogni libro, ma non mi aspettavo di già. Andiamo a sceglierci un altro libro? No, non possiamo. Io appartengo a questo libro e basta. Anche se questo libro racconta tutte quante le mie avventure, nel seguito io sono più grande. Ma allora? Se vuoi leggere un altro libro lo puoi fare, però non sarò io a leggertelo. Seguimi un attimo. Ma dove mi porti? Tu vieni. Dai, scegli un altro libro. Ma io non voglio il libro in cui non ci sei tu. Ma io non resterò qua per sempre. Non te ne stai già andando, vero? Resti ancora un po'? In realtà oggi devo andare via. Devo. Io non appartengo a questo mondo. Il cane saprà tornare da solo. Il coniglio è importante non rimanga qua. Non andare! Non sarà difficile come prima che arrivassi. Ora sono cambiate tante cose. Ci sono anche altre persone su cui puoi contare. Ma io voglio te! Sono rimasta qua troppo tempo. Sarei dovuta andare via prima. Per me è rischioso stare qui. Ma fare piovere altra carta? No, andrò via piano piano e silenziosamente. Alice, io non ti dimenticherò, ma tu non dimenticarti di me. Ma come posso dimenticarmi di te? Io ti ho fatto conoscere il mio mondo e tu mi hai fatto conoscere il tuo. E poi è bello avere un amico in un altro mondo. Ciao Alice. Ciao Filippo, e ricordati che la boccetta che ti ho dato la ripotrai utilizzare solo un'altra volta per rivedermi.
se vorrai. Va bene. Ciao Filippo. Ciao Alice. Ciao Filippo. Ciao. Hai visto la sala Sardegna in questi giorni? Vai, vai a vedere cosa c'è. C'è una bellissima sorpresa. Cara Alice, è stato veramente bello passare tutto quel tempo insieme. Mi chiedo dove tu sia e cosa tu stia facendo. In realtà mi manca un po' anche il coniglio. Ho proprio voglia di rivederti, perché, sai, qualche volta mi sento solo con gli altri ragazzi, anche se tu mi hai aiutato molto, insegnandomi come comportarmi. Thank you.
Basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, che sale. Si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora lo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale e fa male. Arriva il cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Segue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e gli scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. E sale e scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte e il tempo non passerà. Ma quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Può allontanarci, l'amore poi continuerà. Ah. La vita poi